Stadio dei Pini, ci siamo, affidato all'ingegner Mauro Sasso lo studio di vulnerabilità sul Torquato Bresciani, chiuso da 18 mesi per gravi carenze di sicurezza. Riqualificare l'impianto o costruirlo ex novo, queste le due ipotesi, ma il sindaco dell'Ingaro non azzarda pronostici sui tempi. Scontro in centro, incidente fra auto e pullman, grave una donna di 38 anni finita in codice rosso a Cisanello, incidente tra via Machiavelli e via Puccini, all'ora di pranzo di Reggio. Cava Fornace, il caso a Bruxelles, il Movimento 5 Stelle presenta una petizione al Parlamento Europeo per verificare la regolarità delle autorizzazioni della discarica, si valuta anche il ricorso al TAR per sospendere le attività. I grillini intanto insistono sulle dimissioni dell'assessore Fratoni. E ancora maltempo, allerta meteo codice giallo prolungata fino alla mezzanotte di sabato, un pino cade sul viale dei Tigli, sfiora due auto in transito, a viale che resta chiuso, torrente attenzionati da Pietrasanta a Massarosa. Ok, CGC Breganze, il match clou di sabato sera nella prima tranche della nona giornata del campionato di Serie 1 regular season, i bianconeri ospitano i Veneti per cercare di riguadagnare punti nella parte alta della classifica. Il Forte giocherà mercoledì con il Lodi. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia. Dunque, l'avete sentito dai titoli, è stato affidato l'incarico per lo studio di vulnerabilità dello stadio dei Pini, un passaggio inevitabile e necessario per capire che tipo di lavori si dovranno fare per arrivare alla riapertura del Torquato Bresciani. Ne ha parlato il sindaco del Ghingaro ai nostri microfoni, ma al momento non ci si sbilancia sui tempi, sulla riapertura dello stadio. Sentiamo il servizio. Nominato dall'amministrazione del Ghingaro, l'esperto che avrà il compito di effettuare un accurato sopralluogo tecnico per definire l'intervento di messa in sicurezza e il successivo consolidamento dello stadio dei Pini di Viareggio, chiuso all'attività sportiva da oltre 18 mesi per gravi carenze in materia di sicurezza. Ad occuparsene sarà il professor Mauro Sassu del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, che dovrà incrociare tutta una serie di dati per consentire la messa a punto di un progetto di lavoro. Impossibile al momento indicare la data d'inizio dei lavori o l'entità dell'intervento. Stiamo tutti lavorando senza sosta per cercare di ridurre i tempi, ha detto il sindaco Giorgio del Ghingaro. Stamattina è stato incaricato un tecnico per fare tutto il lavoro per individuare il coefficiente di vulnerabilità sismica. Il professor Sassu è stato nominato. Per cui nei prossimi giorni inizieranno i lavori per verificare a che grado sia arrivato appunto la difficoltà dello stadio a confrontarsi con le regole rispetto alla sismicità. Non appena terminato questo, e quindi non appena avremo il coefficiente, costruiremo il progetto, perché ovviamente se il coefficiente sarà basso vorrà dire che dovremo lavorare ad uno stadio quasi nuovo, se invece il coefficiente risulterà abbastanza alto vuol dire che ci saranno da fare degli interventi di natura straordinaria, ma non ci sarà da tirar giù lo stadio. Questo è quello che ci dovrà far avere il tecnico incaricato entro breve tempo. Appena avremo questo inizieranno i lavori veri e propri con un progetto e con un bando, con le risorse che abbiamo già stabilito essere intorno a 1.700.000 euro e che noi abbiamo già messo a bilancio. Inaugurato nel luglio del 1959, lo stadio dei Pini di Viareggio è intitolato a Torquato Bresciani, presidente e cofondatore del Centro Giovani Calciatori. Ed è ancora maltempo sulla costa versiliese, non soltanto su tutta la regione, prolungata l'allerta gialla fino alla mezzanotte di sabato 16 novembre per rischio idrogeologico sul reticolo minore, in sostanza si prevedono fosse in piena un po' su tutto il territorio comunale. Qua siamo a Viareggio, come vedete un grosso pino è caduto sul viale dei Tigli, ha sfiorato due auto in transito, non ci sono stati feriti per fortuna, intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale che ha chiuso peraltro il viale dei Tigli, frattore del lago e Viareggio, rimarrà chiuso anche nelle prossime ore in via preventiva per sicurezza. Dicevamo precipitazioni intense, 33 mm in 6 ore, sono caduti a Viareggio, piogge intense anche a Pietrasanta, 60 mm di pioggia in 12 ore, innalzati i livelli del baccatoio e del fiumetto che sono al momento tenuti sotto osservazione, in tilt l'impianto elettrico IPC della farmacia comunale di Pietrasanta, infiltrazioni che hanno costretto l'azienda speciale alla chiusura, però portando avanti la somministrazione dei farmaci
medici urgenti. Situazione delicata ma sotto controllo anche a Massarosa, piano del Quercione, rimasta allagata per qualche tempo la via Sarzanesa, il campo romano, le piogge non sono defluite correttamente nei canali di scolo, dunque sono stati eseguiti lavori di ripulitura, piccole infiltrazioni anche dal tetto della scuola di Bozzano, sempre a Massarosa. E restiamo a Viareggio, un incidente, uno scontro fra auto e pullman in pieno centro, in gravi condizioni, una donna di 38 anni. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio all'incrocio tra la centralissima via Machiavelli e via Puccini a Viareggio. Un'auto Toyota che percorreva la via Puccini con direzione di marcia sud-nord, condotta da una donna di 38 anni, si è scontrata con un pullman di linea che percorreva via Machiavelli con direzione di marcia mare-monti. Probabilmente, ma tutto è ancora da accertare, la donna non avrebbe visto lo stop. Lo schianto è stato violento, tanto che la Toyota è stata quasi distrutta nell'impatto, finendo contro un'abitazione all'angolo delle due strade. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'utilitaria, che si è procurata un trauma cranico ed è stata subito trasferita con un'ambulanza della Croce Rossa di Viareggio all'ospedale di Cisanello. Sul posto è intervenuta anche l'auto medica. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono state avviate dalla Polizia Municipale di Viareggio. Ancora la cronaca con una donna di 30 anni bulgara che è stata arrestata con l'accusa di furto con destrezza. In sostanza ha scippato una carta di credito alla cliente di un negozio della passeggiata di Viareggio. È successo nella mattinata di ieri. La chiamata al 113 si era impossessata di 1000 euro attraverso il prelievo dal sportello Bancomat vicino utilizzando la carta di credito sottratta alla vittima. Sono arrivati subito sul posto i poliziotti del commissariato di Viareggio, vi dicevo dal 113, hanno bloccato sul posto ancora al bancomat la donna, poi le telecamere del negozio hanno confermato quanto accaduto. Dai controlli sono emersi anche i precedenti a carico della trentenne bulgara, sempre casi di furti con destrezza e altri reati contro il patrimonio. Il giudice del Tribunale di Lucca ha stabilito 2 anni e 4 mesi con pena sospesa. E adesso invece ci spostiamo a Pietrasanta, per l'esattezza, anzi ci spostiamo a Montignoso, la battaglia per Cava Fornace portata avanti dal Movimento 5 Stelle che porterà il caso addirittura all'attenzione del Parlamento Europeo per chiedere la chiusura della discarica. Sentiamo. Finirà sul tavolo del Parlamento Europeo e della Commissione UE il caso di Cava Fornace, la discarica di rifiuti speciali autorizzata dalla Regione Toscana che i comitati, i comuni Apo Versiliesi e il Consiglio regionale chiedono di chiudere al più presto. L'iniziativa, mentre proseguono le assemblee pubbliche organizzate dai cittadini, è del Movimento 5 Stelle, con l'appoggio del vicepresidente del Parlamento di Bruxelles, Fabio Massimo Castaldo. Una petizione per far luce sulle autorizzazioni rilasciate per lo smaltimento e l'interramento di amianto e di altre terre di bonifica che arrivano da tutta Italia nel sito al confine fra Montignoso e Pietrasanta. Abbiamo svariati punti inseriti nella premessa di questa petizione che evidenziano alcune irregolarità che riteniamo molto gravi e che possono inficiare tutti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni. Oltre alla strada europea c'è quella del TAR. I 5 Stelle sono pronti a impugnare contratti fra la Regione e i gestori per fermare l'attività della discarica. Stiamo sottoponendo le carte allo studio per vedere se ci sono stati dei problemi di diritto amministrativo che possano portare a una sospensiva, perché la nostra volontà è quella di sospendere il prima possibile il conferimento di rifiuti, che è incompatibile con l'industria versiliese, in particolare con quella turistica. In regione è stata presentata la mozione di sfiducia per chiedere le dimissioni dell'assessore all'ambiente Federica Fratoni, alla quale da tempo si chiede chiarezza sui limiti massimi di capienza consentiti per Cava Fornace, per la quale si parla di un riempimento fino a quota 98 metri di altezza. Chiediamo che venga sostenuta questa mozione di sfiducia anche da quei rappresentanti del Partito Democratico che hanno espresso imbarazzo nelle assemblee con i cittadini, che avevano votato
nel dicembre 2017, un atto presentato dal Movimento 5 Stelle, poi diventato un atto di tutto il Consiglio regionale, votato all'unanimità, che chiedeva la chiusura della discarica. Quindi per coerenza la sfiducia all'assessore Frattoni dovrebbe essere votata e sostenuta da tutte le forze politiche, incluso dal Partito Democratico, il solito partito dell'assessore. Qui abbiamo della documentazione nella quale ARPA, durante i rapporti ambientali, ogni anno dal 2012 segnala delle violazioni a questa autorizzazione. Quindi non sappiamo più cosa si possa inventare questo assessore regionale Frattoni per mantenere aperta questa discarica. E poco distante a Strettoia, sempre nella zona frazione di Pietrasanta, sorgerà in futuro, potrebbe sorgere, un nuovo polo scolastico. L'ha annunciato il sindaco Alberto Giovannetti, ospite giovedì sera a Botta e Risposta, ha parlato anche dei casi degli autovelox sul territorio e anche della situazione politica della sua maggioranza. Sentiamo. Un nuovo polo scolastico nella frazione di Strettoia è una delle novità annunciate dal sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, ospite giovedì sera a Botta e Risposta su Noi TV. Un nuovo plesso che dovrà sorgere nei pressi del centro cottura. Sul piano strutturale e piano operativo vogliamo prevedere il nuovo polo scolastico per Strettoia e tutte le aree limitrofe, non solo Strettoia. Quindi intende concentrare lì scuole... La Mutti, e ci sono già le scuole dietro, per esempio al centro cottura c'è già una scuola, c'è già anche lì una scuola materna, e quindi vogliamo creare un polo scolastico moderno, attrezzato. Confermati i lavori da 6 milioni di euro per il nuovo polo scolastico di Marina, che partiranno, ha detto il sindaco, a luglio 2020. Tra i numerosi interventi annunciati, l'installazione imminente di ben 36 videocamere di sorveglianza. Molti commenti arrivati in diretta dai telespettatori, divisi soprattutto sul tema dell'autovelox sulla via Aurelia. I tre nuovi autovelox, annunciato il primo cittadino, arriveranno entro l'estate prossima. Quest'anno, dalle multe, arriveranno 4 milioni e 600 mila euro. Sono convinto che i provvedimenti che stiamo portando avanti, come l'autovelox, se ne verranno installati altri, sono provvedimenti che portano sicurezza. Chiaro, uno non è che la multa passa di lì e prende la multa la prendi se commetti un'infrazione. Infine il dato politico emerso dall'ultimo Consiglio Comunale, il voto compatto della vecchia maggioranza di centrodestra sulla variazione di bilancio sembra allontanare la crisi nata a gennaio con la nascita del gruppo misto e di Fratelli d'Italia. La vecchia maggioranza ieri sera si è ricompattata e ha votato in unanime tutti i provvedimenti, le scelte, quindi io personalmente sono felice e contento, vediamo se poi questo è un momento, una partenza nuova per rafforzare un po' quella che è la maggioranza. Il gruppo misto ha sempre detto che non vogliono niente, quindi l'impasto c'è, allora perché viene magari avanzata una richiesta da parte di qualcuno, legittima, ci mancherebbe altro. Per allora non è che qualcuno non vuole niente, qualcuno forse aspetta l'occasione, il momento giusto per avanzare delle richieste. Torniamo a Viareggio, novità in arrivo nella raccolta differenziata. Se ha risorse mette a disposizione gratuitamente i sacchetti per il multimateriale leggero che obbligatoriamente va conferito nei sacchi che ne permetteranno la visione del contenuto. A partire da lunedì 18 novembre saranno disponibili per tutti i cittadini di Viareggio e Torre del Lago i sacchi per la raccolta familiare per smaltire gli imballaggi in plastica e le lattine. Una fornitura utile per 6 mesi che verrà consegnata a tutte le utenze. Basterà presentare la tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza Tari oppure copia della tariffa pagata. Da lunedì partirà in SEA la distribuzione a tutte le utenze del comune di Viareggio gratuitamente dei sacchi per il multimateriale leggero. Era un'esigenza che più volte c'era stata segnalata dai cittadini e un servizio in più che ci sentiamo di poter dare in accordo con SEA Risorse. Tra l'altro prosegue anche l'apertura durante il periodo invernale delle isole presidiate estive, che quindi consentono di andare a portare in loco tutti i rifiuti della raccolta differenziata e del RUR a tutti i cittadini che ne hanno bisogno, ne hanno esigenza nel periodo del fine settimana, quando sappiamo magari c'è più presenza di turisti, di seconde case e quindi di soggetti che hanno l'esigenza di collocare il rifiuto senza attendere il giro logicamente della raccolta differenziata.
I sacchi saranno disponibili al centro di raccolta 6 risorse in Vietta dei Comparini dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 e il sabato mattina dalle 8 alle 12.30. Toscana segno con il Super Enalotto. Nel corso della serata di giovedì a Seravezza, pensate, è stato centrato un 5 da oltre 180.000 euro, l'unico del concorso. La schedina vincente è stata convalidata al punto vendita Grigio Fumo di Piazza Pellegrini a Querceta. Il jackpot nel frattempo ha raggiunto 33 milioni di euro. In Toscana l'ultima volta che fu centrato è stato nel 2014, quasi 12 milioni vinti a Prato. E con questa notizia ci fermiamo, tra poco di nuovo insieme le notizie sportive del nostro telegiornale. Ben ritrovati, eccoci alla pagina sportiva, c'è l'occhio su pista in primo piano, torna a giocare il CGC Viareggio in casa, accoglie il Breganze, una sfida dettata dall'esigenza di recuperare punti nella parte alta della classifica. Sentiamo Roy Lepore. Alle 21 sabato sera al Palla Barsacchi per il massimo campionato di hockey su pista, il 100 giovani calciatori riceve il Breganze, che come i bianconeri reduci da una sconfitta in casa 5-4 con il Sarzana, al termine di una partita che nel finale, forse con un pizzico di fortuna in più, poteva anche essere pareggiata dai locali. Il 100 giovani calciatori invece torna dalla sconfitta di Lodi, che poteva anche essere messa in preventivo, però vista la classifica che è talmente corta, sarebbe importante poter conquistare una vittoria contro i veneti per risalire le posizioni. Samuele Mugno è l'ex tornato in bianconero. L'anno scorso ha segnato con la maglia del Breganze la rete della vittoria per la Coppa Italia e per questo in Veneto conservano di lui un piacevole ricordo. Arbiteranno Joseph Silecchia, Carlo Iuorio, Edoardo D'Alessandro sarà l'arbitro ausiliario, Massimo Nocifero quella 45 secondi. Trasferta in Francia in Eurolega per l'Hockey Forte dei Marmi, ospite del Saint-Honoré. I rossoblù e francesi sono in classifica a quota 0, quindi è una partita molto importante per poter tornare in corsa nella competizione internazionale. Il Forte ha perso con il Liceo La Corugna la prima partita 6-2, mentre il Saint-Honoré 3-0 con l'Oliverense. La classifica vede in testa l'Oliverense e il Liceo a 3 punti. La squadra di Pierluigi Bresciani, che in campionato ha vinto una partita importante a Follonica 6-2, riuscendo a fare risultati in Francia, sarebbe una carica psicologica anche per il posticipo di campionato contro il Lodi previsto mercoledì 20 al Palaforte, per diminuire il distacco in classifica attualmente in essere con i giallorossi. Il Viareggio Beach Soccer si conferma il primo club italiano nel mondo. Il ranking FIFA piazza la VBS al quinto posto dietro a squadre blasonate come Braga e Crystal. I bianconeri, ricordiamo, quest'anno si sono piazzati secondi in campionato, scudetto che è stato vinto dalla San Benedettese. C'è naturalmente entusiasmo in casa viareggina per questo risultato, frutto di anni di lavoro di un gruppo che è rimasto fedele alla maglia bianconera con squadre e partite giocate al Matteo Valenti Beach Stadium nel nome appunto del giovane viareggino scomparso in un incidente sul lavoro. La prima delle italiane, dicevamo, le altre italiane classificate tra le prime 20, il Catania 7, San Benedettese 12, Terracina 19, Viareggio appunto 5, ma la prima delle italiane. E a proposito di viareggini campioni del mondo, Marcello Lippi, il tecnico viareggino, si è dimesso dalla panchina cinese. Era tornata a sedersi sulla panchina della Cina a maggio, a 4 mesi dall'uscita maturata subito dopo l'eliminazione dei Dragoni Rossi dalla Coppa d'Asia. Stavolta però la brutta sconfitta rimediata contro la Siria per 2-1 sul neutro di Dubai e che pregiudica il cammino mondiale della nazionale di Pechino ha portato Marcello Lippi alle clamorose dimissioni. La Siria ha giocato meglio di noi, ha meritato la vittoria, le parole del CT campione del mondo con l'Italia nel 2006 in conferenza
conferenza stampa. Se i giocatori in campo non mostrano voglia di lottare, coraggio, la responsabilità è dell'allenatore e per questo motivo mi dimetto. Io ho uno stipendio alto, altissimo, e per questo devo assumermi le mie responsabilità. Ora la classifica del girone dopo 4 turni vede in testa la Siria con 12 punti, 5 in più della Cina, raggiunta però dalle Filippine al secondo posto. Alla successiva fase delle qualificazioni asiatiche approdano le vincenti degli 8 gruppi e le 4 migliori seconde. Lippi aveva guidato la Cina dal 2016 e per 31 incontri aveva firmato a maggio un contratto annuale. Era subentrato a Fabio Cannavaro, che ricopriva l'incarico ad interim in contemporanea a quello di allenatore dell'Evergrande di Guangzhou, club del quale peraltro lo stesso Lippi è stato la guida per alcuni anni, vincendo tutto quel che poteva, scudetti, Champions asiatica e trofei vari, con il suo secondo Massimiliano Maddaloni. Dopo la rinuncia di Cannavaro, la federazione aveva convinto Lippi a tornare con l'obiettivo quasi l'ordine di qualificarsi per i mondiali del 2022 in Qatar. Un ritorno sulla panchina che era stato salutato con favore dai media e sui social e verosimilmente dal primo tifoso e grande appassionato di calcio, il presidente Xi Jinping, il capo di Stato cinese, il 22 marzo in occasione della cena di gala al Quirinale in onore della sua visita in Italia, ruppe addirittura il cerimoniale per salutare Lippi, uno dei 170 ospiti del presidente Mattarella. Ora l'epilogo e la fine dell'avventura cinese del 71enne tecnico viareggino. L'ex presidente della Virtus Viareggio Federico Marsella precisa che dopo le dimissioni non fa più parte della società, nonostante un comunicato avesse ufficializzato che fosse rimasto all'interno dell'organico societario. Determinante l'esonero del tecnico Cristian Biancone avvenuto a sua insaputa, così spiega l'ormai ex DS presidente della Virtus Viareggio Marsella. E ricordiamo un appuntamento domenica, la corsa senza barriere valida per il trofeo delle tre province giunta la 17ª edizione, organizzata a Viareggio dalla Polisportiva Silenziosi Versiliesi con l'Associazione L'Uovo di Colombo. I percorsi di varia lunghezza, partenza alle 8.30 dalla via dei Comparini a Viareggio, si potrà appunto partecipare rivolgendosi anche alla stessa associazione. Ma questo fine settimana vedrà protagonista la Versilia per il grande nuoto, perché come sapete alla piscina di Massarosa si gareggia per il 43esimo meeting internazionale. Sabato e domenica la piscina comunale di Massarosa ospita la 43esima edizione del meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardi Femiano in ricordo dei tre poliziotti uccisi in un agguato il 22 ottobre 1975 in località Montiscendi di Pietrasanta. Tra le stelle presenti ci sarà il livornese Gabriele Detti, campione mondiale e olimpionico, insieme a Marco Orsi tra i big in gara in campo maschile, mentre fra le femmine mancherà Diletta Carli per un infortunio ad una spalla. Ci saranno invece fra l'altro le azzurre Alice Mizzau, Erika Ferraioli. Il meeting servirà per alcuni atleti per ottenere i tempi per prendere parte ai campionati europei in vasca corta in programma a Glasgow in Scozia dal 4 all'8 dicembre. La domenica il meeting sarà riservato come da tradizione anche agli atleti paralimpici che gareggeranno nel pomeriggio, mentre al mattino saranno di scena i ragazzi e gli juniores. Sarà presente anche il direttore tecnico della nazionale italiana Cesare Butini, che è stato fra l'altro un poliziotto nel periodo del rapimento di Aldo Moro, che alla vigilia della manifestazione tornata a Massarosa grazie all'amministrazione guidata dal sindaco Alberto Coluccini ha avuto parole di ringraziamento e di incoraggiamento per il patron Giovan Battista Crisci. Ancora lo sport, il karate, medaglia d'oro ai campionati mondiali unificati WTKA per la karateca Forte Marmina Elena Lorenzoni. La competizione si è svolta dal 31 al 3 di novembre al complesso fieristico di Carrara Fiere. A Marina di Carrara ha visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da ogni parte del mondo. Lorenzoni si allena alla società Spazio Sport di Forte Marmina, ha superato le fasi eliminatorie che si sono svolte il venerdì e ha avuto poi
accesso alla finale di domenica, dove è riuscito a superare in maniera netta le avversarie. Arrivavano da Irlanda, Iran e Inghilterra. Si è aggiudicata il gradino più alto del podio nella categoria Master, specialità kata. Una grande soddisfazione per la giovane atleta versilese, naturalmente anche per tutto il suo team, per lo spazio sport di Forte Le Marmi. È tutto anche per lo sport, tra pochissimo di nuovo insieme con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del TG Noi Versilia, non ci sono aggiornamenti di cronaca, prima di salutarci il consueto spazio degli auguri. Questa sera partiamo con gli auguri a Nadia, mamma e donna unica, 70.000 auguri per questo giorno speciale, gli auguri arrivano da Anna Maria e Valentina alla mamma Nadia. E poi gli auguri, le felicitazioni a Toni Palazzolo, diventato papà, è nato Gioele, il primo figlio dell'attaccante versilese, quest'anno in forza al Lido di Camaiore in seconda categoria. Le congratulazioni a mamma Eleonora, dunque al neopapà Toni, gli auguri e le felicitazioni dai parenti, amici e da tutti gli sportivi versiliesi. È tutto davvero per questa edizione, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento su Noi TV.